stanno preparando un protocollo importante che ci permetterà molto probabilmente di continuare, seppur con situazioni di atleti positivi. Ho sentito che ci sarà un'opportunità di farci fare dei tamponi a tutti quanti prima delle gare e poi verrà data l'opportunità con un'azienda che ci fornirà questi tamponi per tutto il parco della Serie D. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo, quindi stanno lavorando per cercare non dico di metterci nelle condizioni della Serie A, della Serie B e anche della Lega Pro, però ci daranno le opportunità, quelle armi almeno che ci possono consentire di andare a giocare la domenica con più tranquillità. È chiaro che il protocollo dovrà essere elaborato perché se con un solo positivo non si gioca rischiamo di far passare un campionato che già in questo momento è iniziato con grandi difficoltà. I test rapidi sono quelli che ti danno l'opportunità di conoscere l'esito nel giro di 20 minuti o una mezz'oretta. Sicuramente i test rapidi sono molto affidabili. È chiaro che in caso di positività poi si dovrà sempre ricorrere al molecolare, però io credo che i riscontri in questo campo ci sono stati e se lo stanno attuando da tutte le parti, stanno facendo fare protocolli con i test rapidi vuol dire che sono efficaci. L'intendimento della Lega Nazionale Dilettanti è continuare questo campionato nel miglior dei modi. Poi dovesse succedere qualcosa, speriamo di no, sicuramente potranno sicuramente soprassedere play-off e play-out, però la situazione in questo momento è che il campionato continui, non credo che riprenderà il 29 di novembre, ma sicuramente il 6 di dicembre per dare possibilità il 6 di dicembre di recuperare tutte le partite dei recuperi.